Allora, sono qui in Solidox e mi sono costruito questa specie di tamburo, cioè sulle facce rosse prevedo cuscinetti, mentre sulla faccia gialla è avvolta la fune metallica e questa fune metallica, ok, qua sul giallo, mentre il verde è accoppiato ipoteticamente al mio riduttore che mi crea una coppia per portare sull'oggetto attraverso il tamburo e la fune. Per una mia curiosità, perché volevo vedere se in questo caso io possa eliminare il tiraggio della fune. Ipotizziamo che la fune devo tirare lungo l'asse X, il piano, come si dice, XY, ok, devo avvolgere questa fune qua a cui è attaccata in fondo un peso. Posso, per come è strutturato, dimensionare solo a torsione, perché devo farlo a mano. Ok, mi farebbe comodo magari dimensionare solo a torsione per come è disegnato. A questo punto ho messo a confronto i due con l'analisi FEMA. E dunque una prima analisi solo col momento torcente. Vediamo se riusciamo. E questo è il risultato della sollecitazione massima. Dunque 2,153 per 10 alla 8. Ok. E questa qui invece è con il tiraggio verso la direzione X, okay? E dunque vado a schiacciare qua e dunque viene 2,190 per 10 alla 8 e dunque alla fine la variazione è minima. Dunque da questo, attraverso un'analisi FEM, possiamo dedurre che io, per come è stato disegnato il modello, ok, potrei, per semplicità di calcoli, trascurare il tiraggio, ok? Nel senso, l'effetto del taglio, perché è l'effetto del taglio, l'effetto del momento flettente, perché scaricandosi qui il momento, era sbagliato il taglio, il momento flettente si trascura. Poi magari l'effetto del taglio lo considero magari aumentando il coefficiente di sicurezza, ok? Si potrebbe così. Dunque io potrei dimensionare solo col momento torcente. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci. Naturalmente, scusate, se devo, sono obbligato a usare, diciamo, la mia calcolatrice, la mia testa e così via. Se naturalmente posso, ho la facoltà di usare simulation, a questo punto non trascuro più niente, come abbiamo visto qui. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.